Attenzione, questo vlog andrà in onda in forma ridotta per venire incontro ai limiti che ci sono stati durante il percorso. Oggi facciamo un viaggio in treno, poi prendiamo il traghetto elettrico e per poi prendere una ferrovia costruita nel 1924 circa, quindi molto molto vecchia, e arriviamo in questo paese che si chiama Flom. Il discorso è che oggi il tempo è veramente brutto, perché nevica, perché è... Ah, tac. Abbiamo perso. Come piace a me, non riesco. Uno scoop eccezionale. Oggi Mirko è pronto prima di me. E non ci sono i bagagli da preparare. C'è tutto in giro. E infatti nevica. Mirko, non ti dimenticare le chiavi. Merda. Allora, oggi niente moto, stiamo prendendo un bus per un problema con il treno. Mancano circa 2 ore all'arrivo. 100.000 volte meglio andare in moto. Due palle. Oddio mio. Eh? Iaia. Purtroppo la strada è chiusa e quindi non riusciamo a raggiungere la meta designata per poter poi prendere il treno di intrattenimento. Purtroppo quindi anche in moto sarebbe stato ovviamente impraticabile. Torna a piedi sta ragazza. Allora, cercando di salvare il salvabile, l'idea adesso è di andare direttamente a Flom e goderci almeno un'oretta di città, di paesello, per poi prendere la Flom Railway per fare questo bellissimo viaggio in treno che arriva fino a Myriad, dove avremo poi il treno di ritorno che cercheremo di non perdere per arrivare a Bergen. Ricky sta già male. Voglio la moto. Vuole la moto, ma anch'io voglio la moto. Cioè ragazzi, se dobbiamo tornare col traghetto e fare 18 ore e mezza di nausea, io sto male dopo 2 ore di pullman. Quindi solo per annunciare un minimo il pensiero, stiamo cercando di capire se passare dalla Svezia e tagliarci via la Danimarca e entrare direttamente in Germania. Tanto sono solo 1000 km in più. Allora, bene. Siamo arrivati a Flom. E a qualsiasi persona in cui chiediamo se è possibile andare da Bergen a Oslo in moto, la risposta è sempre good o potresti morire. Allora, quindi, uno ci ha detto che la strada è estremamente pericolosa perché tirano raffiche di vento a 60 all'ora, la strada è molto stretta e non ci sono i guardrail e potresti slippery tu e la moto praticamente giù dalla montagna. Quindi boh, lui invece good. Questo invece ha detto che è good. Sì, però è una bestia, guida un questo tira. Guida un pullman come se praticamente io stessi guidando, non lo so, il tagliaerba, cioè. Però dai, non è bruttissimo. Però non è brutto, cioè qui effettivamente quello che stiamo vedendo è bruttino. E in teoria noi dovevamo arrivare da lì. Ecco, dovevamo arrivare dall'acqua con il traghetto elettrico ecosostenibile. Invece vabbè, vi regaleremo qualche immagine di quello che arriva, che avremmo dovuto prendere perché siamo arrivati prima di lui. Questo è il traghetto ibrido e completamente elettrico costruito qua in Norvegia. Il traghetto dal 2015 hanno sperimentato la possibilità di riqualificare i mezzi a canonico combustibile fossile in elettrico. Adesso hanno introdotto invece proprio la produzione di traghetti direttamente costruiti con impatto ambientale zero, perché il risparmio di manutenzione è stato registrato dell'80% e il risparmio in termini di impatto ambientale del 95%. La domanda che ci si pone è se sono riusciti qui in Norvegia
a rendere performanti delle batterie che ovviamente vanno sempre a soffrire il freddo, e riescono a rendere con questi traghetti in climi così rigidi, come mai non farlo in tutto il resto del mondo? Dai, deciso, eh? Ah, così? Mi sono consultato. Con chi? Con me. Ok, mangiato abbiamo mangiato. Di merda. E stiamo andando al Flom Railway per prendere questo treno bellissimo per fare questo percorso che è definito uno dei percorsi in treno più belli del mondo. Del mondo. Dopo l'escursione in treno, però ammetto ragazzi che è faticoso stare in treno tutte queste ore quando si è dentro dei rider, dentro. Siamo qui di nuovo a Bergen. Dopo l'escursione fatta in treno ci siamo persi qualche pezzo purtroppo per gli impedimenti della strada e tutto però... il resto. Ora, allora, domani visiteremo Bergen, porteremo a casa un vlog, un pochino di fotografia di questa meravigliosa città, esatto, totalmente green. Allora, dopo aver valutato con molta attenzione che riusciamo a stare male con 2 ore di pullman o di traghetto, vabbè, insomma 10 ore erano, però sì, siamo male sempre con tutti i mezzi pubblici, il pensiero di fare 18 ore 18 ore di traghetto non ci piace, quindi invece che passare praticamente da sotto passiamo da destra, cioè passiamo dalla Svezia, ergo via terra. Ci saranno i genti velidi, si può dire? Cosa vuol dire? I venti gelidi, ok, del nord, qualche punta di meno 16, però ci quattiamo bene fare questo movimento, quindi da Bergen verso Oslo. Facciamo così, cioè fate finta che prende lui la Svezia, noi facciamo Svezia, like, poi scendiamo, poi rientriamo in Germania scavallando la Danimarca, esatto, e i freddi venti della Danimarca, e poi scendiamo a casa fino a braccia aperte da voi. Che ne dite? Alla Svezia. Alla Svezia. Non abbiamo chiuso il vlog di oggi, quindi praticamente lo chiudiamo a letto mentre stiamo lavorando alle foto sul computer. Ok, abbiamo fatto una cena a base di 3 pizze, 2 birre e 2 dolci. Abbiamo speso 100 euro. Allora, una margherita costa 15 euro. 16 euro una margherita, la pizza Ricky 20 euro. Però ragazzi... E una panna cotta 10 euro. Abbiamo voluto sfidare però la sorte, sai quando si dice... vai all'estero a mangiare italiano, sei proprio uno stupido, no? Allora, siccome noi ovviamente stiamo anche cercando di raccogliere informazioni circa l'alimentazione qui e anche l'arte culinaria, vi posso assicurare che abbiamo mangiato una pizza che spesso in Italia non mangi così buona. E ciao! Grazie per seguirci sempre sul canale, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle due avventure di questi pazzi sul canale. Spada boom.